ma anche quello che un po' si pensa anche ad altre cose sì, strane. Il chitarrista diventa attento alle cose. Il chitarrista, sai, forse ha una responsabilità pure. E poi invece lui che fa il cambio. Buonasera amici del Bar Capri, io vi saluto con un bel beat del Campania. Avremo così il terzo appuntamento del Why Not Contest. La band che salirà sul palco stasera è di Giffoni, Incul. Bang. Tre guaglioni in gambissima, io me li ricordo già nella scorsa avventura del Bar Capri e mi sono anche divertita, ricordo anche guardando i loro video, quindi un po' me li ricordo. E stasera si ripropongono per questo contest. Partiamo proprio dal nome. Diciamo un pasticcio, una sorta di, come dire, cozzaglia di ignoranza e banche. È l'epoca delle banche, è l'epoca dell'ignoranza, il mondo tecnico e il mondo del non tecnico, né più né meno. E quando vi è venuta in mente questa idea? Anche perché, voglio dire, c'ha un po' di anni questa band, più o meno negli anni 90 si è formata, oppure no? No, grosso modo che eravamo ragazzetti, no, alla fine il vecchio del gruppo sono io, più giovani. No, che diciamo il Culte Bank come progetto nasce 3 anni fa, grosso modo. E niente, l'idea è il Culte Bank è sostanzialmente l'idea molto goliardica in sé il nome. Il progetto è soprattutto il divertimento proprio, il divertimento che si cerca di regalare a chi ti ascolta soprattutto. Poi se da questo riesce a venirne qualcosa di buono, un po' di guadagnato. Dovevi incontrare? Incontrare nel senso? Sì, voi tre dovevi incontrare, come si miscelano i vostri? Grosso modo con lui e mio fratello, quindi in sostanza, cioè, per forza. Era inevitabile. E con Fiorenzo è l'incontro che dura da una vita, ci conosciamo da sempre, abbiamo fatto i primi gruppi garage, cover band, dei Doors, queste cose qui, no? Che ci passiamo tutti sempre. E quindi poi avete preso ognuno da queste esperienze e avete fatto un progetto proprio. Sì, la cosa interessante è che ognuno di noi ha un proprio background musicale, ognuno porta la propria, il proprio gusto, la propria esperienza e soprattutto la volontà di fare un determinato tipo di cose. Il progetto in sé è ancora in sperimentazione sia dal punto di vista dei suoni che dal punto di vista proprio del linguaggio. Per ora ci divertiamo. Fate riferimento anche a qualche band italiano, cantautorato italiano? Allora, riferimento per dire noi ci ispiriamo, no, nel senso che è difficile scrostarsi di dosso la musica che ha ascoltato, però cerchiamo quantomeno di avere dal punto di vista del linguaggio e dal punto di vista delle sonorità qualcosa di nostro, ci stiamo provando. Bene, e dagli ultimi mesi è cambiato qualcosa, dall'ultima volta che ci siamo visti, sei cresciuto, magari avete ampliato il vostro repertorio? Sì, abbiamo ampliato il repertorio, ci sono brani che non presenteremo questa sera, c'è qualcosa di nuovo che presenteremo questa sera e diciamo che grosso modo siamo arrivati a un repertorio quasi completo, siamo quasi a più di un'ora di musica, quindi il fatto di rodare il tutto, bisogna suonare. E progetti appunto per il futuro c'hai in mente di, non so, fare un album? Allora, a breve ci siamo, diciamo, riproposti di iniziare a suonare e di uscire seriamente per locali, ove possibile, chiaramente. E c'è nell'aria un altro video che stiamo scrivendo pian piano. Veramente dei video, eh? Voglio saperlo! Io sconvolta dopo quelli dei pigiami, bellissimo, raccontami tu. In realtà è il regista. Lui, lo so, ma immaginate, però fa il mistero. No, il regista è lui, però l'idea del video è nata da tutti e tre, ecco, cioè, uno di noi ha portato un'idea, un pensiero che poi si è sviluppata all'interno del video. E per il prossimo qualche, non so, una chicca ce la dite? No.
sappia lei, ti aspettiamo, che stronzi che sono, lo posso dire stronzi? Vabbè, la taglierà Marco, guarda, non è vero, ok. Bene, più presentatevi. Allora, io sono Angelo Toro, chitarra e voce. Qui è Nicola, Toro, batteria, e al basso Fiorenzo Brancaccio. Dove vi possiamo trovare? E al momento... lavorando al castello. Lavorando al castello, assolutamente. Dobbiamo andarci tutti, eh. Poi? In rete. Siamo su Facebook, c'è il video su YouTube. Cercheremo di incrementare chiaramente tutto il materiale riguardante sia i video che l'aspetto proprio musicale. È figo anche il marchio. Sì, lo scimmione. Sì. Bene, bene, un'immagine che mi è rimasta tanto. Bene ragazzi, chiudo l'intervista, breve, ringrazio i ragazzi. In bocca al lupo ovviamente. E ovviamente prima di chiudere, assolutamente vi devo ricordare i tre premi del Why Not Contest. Al primo E non solo, ovviamente. Io con calma, andiamo di fretta. Io ho ancora il bicchiere qua, vedi, che devo consumare. Allora, al primo classificato andrà una registrazione professionale che avverrà presso lo studio, Luma Studio, di Lucia Ocelli. Dei biondi, io li chiamo così, mi ricordo. Lucia Ocelli. Al secondo, non ridiamo, sono cose serie. Il secondo classificato andrà una coppia di casse attive offerta dalla Egos Strumenti Musicali di Villani, sempre, ma è Luca questa volta. Al terzo classificato invece andranno 12 ore di prove, sempre presso Luma Studio di Lucia Ocello. E niente, poi si esibiranno queste... aspetta, però che devo dire? Qualche altra cosa, Carmen? No, va bene così. Ma ovviamente ringraziamo Radio Bonzo, il nostro mega partner. E poi la votazione, come avverrà? Voi dovete semplicemente bere per ogni euro di consumazione... Come stai facendo tu? Come sto facendo io? Ogni euro di consumazione vi sarà dato un talloncino. E voi quel bel talloncino del colore alla serata lo dovete ficcare nell'urna. Perfetto, avete capito? È facilissimo. No? È facile. Dopo a mezzanotte, dalle 22, ovviamente si può votare dalle 22.30 a mezzanotte. A mezzanotte restate qui che vi diremo i risultati. Ragazzi, buona musica, buon Why Not Contest a tutti.